Il Teatro Smeraldo di Milano, pur prossimo alla chiusura, continua ad ospitare dei grandi spettacoli di musica. E quello di questa sera è quello di Sal da Vinci. Ciao Sal, grazie intanto. Grazie a voi dell'ospitalità. Non a caso ho detto uno spettacolo, non veramente un concerto, perché c'è molto di più di un concerto in questo È così che giro il mondo. Sì, abbiamo voluto spettacolarizzare la musica di questo disco, questo viaggio musicale che è partito quasi un anno e mezzo fa tra registrazioni, nel momento della creatività ci sono stati dei passaggi importanti della mia vita, ho potuto assaporare e fotografare l'ultimo scorcio della mia vita intensamente e quindi ho cercato di raccontare in questo disco i possibili viaggi dell'amore, non solo l'amore di coppia, ma l'amore universale, l'amore per la vita, quello più alto, e l'amore per gli ultimi, per gli abbandonati, ma pur sempre ricordando che ognuno di noi c'è la risalita, ognuno di noi c'è un cammino meraviglioso che quando meno te l'aspetti nella vita accadono cose meravigliose. E non bisogna assolutamente entrare nell'atteggiamento del pessimismo, perché non aiuta nessuno, non cambia niente, non cambia la vita. Questo disco vuole anche, come dire, portare una ventata, un messaggio di speranza, che è l'ultima cosa che deve morire. È così che gira il mondo, non è così accontentiamoci, è così che gira il mondo, no, così che gira il mondo c'ha una sua forza, è così che gira il mondo, quindi così gira il mondo, non come a volte magari lo si vive, forse noi viviamo un tempo che non appartiene al nostro tempo. Quali differenze ci sono con gli album precedenti, quale maturazione c'è stata nella tua musica? E questo non lo so, lascio largo intesa al pubblico a casa, a chi lo ascolterà. Sicuramente ognuno di noi nella vita fa delle esperienze e cerca di migliorarsi. Io ho dato il massimo che potevo e mi sono espresso così. Spero che sia di gradimento di tutte le persone che lo hanno acquistato l'album e quelli che ancora lo devono acquistare. Fate presto. Senti, ai testi hanno collaborato due mostri sacri che sono Pasquale Panella e Vincenzo Incenzo, com'è stato lavorare con loro? Fantastico, nella prima parte ho lavorato tanto con Vincenzo Incenzo, nella seconda parte del disco è arrivata una persona straordinaria come Pasquale Panella, uno scugnizzo doc, tra l'altro lui ha pure delle origini sorrentine. È stato veramente un viaggio bellissimo, di grande impatto emotivo. Ci siamo trovati subito perché lui ha capito perfettamente il mio linguaggio, di cosa volevo parlare, di cosa aveva bisogno la mia melodia e di cosa aveva bisogno Sal per rappresentare questo momento di È così che gira il mondo, che successivamente poi o quasi insieme è nato lo spettacolo teatrale Così che giro il mondo, quella A diventa una O, Così che giro il mondo insieme a tutte le belle anime che affollano il teatro insieme a me, quindi si crea questo grande momento familiare e il pubblico è la mia seconda famiglia, vivo forse più con il pubblico che a casa mia e quindi c'è un momento di grande aggregazione. Io credo che l'unica cosa che non cadrà mai in crisi è la voglia di emozionarci, la voglia di relazionarci, di stare insieme, di condividere. Credo che quella non cadrà mai in crisi. E poi ci sono i tuoi ospiti speciali. E poi ci sono i miei ospiti speciali, mi ha fatto l'onore la grande Ornella Vanoni, che ha duettato già con me a Roma, al Teatro Sistina di Roma, al debutto di È così che giro il mondo, mi ha fatto l'onore ancora prima di regalarmi la sua voce in questa canzone, questo duetto meraviglioso, nato nell'ultimo rush finale anche curiosamente, poi alla fine sono le cose più belle, e poi la presenza di Maurizio Solieri che sinceramente sento una forza e un calore importante sul palco, la sua presenza questa sera al Teatro Smeraldo veramente mi riempie di gioia. Ancora prima avevo registrato un altro duetto importante, quello con Ana Carolina che è la regina della bossa nova brasiliana, e durante il video, il girato del video di Fin dove c'è vita, che ha aperto le danze
al nuovo album. Ho girato il video in Brasile, a Rio de Janeiro, una sera in una cena ho incontrato la grande Ana Carolina e lei si è innamorata di un brano che ho scritto con Pasquale Panella che si chiama Cose. Successivamente c'è stata fatta una versione, un testo in portoghese, Coisas, e sarà lanciato a metà giugno in tutto il Brasile. Quindi anche lei mi ha fatto questo onore grande, meraviglioso e importante. Quindi per me sono due perle, due voci straordinarie. Questa Italia-Brasile che si unisce, si è unita un poco di tempo fa durante i mondiali e successivamente la stiamo riunendo un'altra volta, non si sa chi vince. Io mi auguro in un pareggio tra Ornella Vanoni e la Anna Carolina, anche se voglio dire c'è un'esperienza completamente diversa, quella della signora Vanoni, che voglio dire, ancora non ci credo. Quando arriverà questa sera al Teatro Smeraldo ne prenderò coscienza. L'ho vista sul palco al Teatro Sistina insieme a me, condividere il palco, e vi assicuro che è stato un momento meraviglioso. E allora, per quei pochi che ancora non l'hanno fatto, perché il tuo disco sta andando benissimo in classifica, invogliamoli un po' a prenderlo. Sì, in effetti sono 15 brani, non ho mai scritto tante canzoni inedite in un solo album. Non vi costa poi chissà che cosa, perché abbiamo anche contenuto il costo del disco, ma insomma voi scendete di casa, andate a uno dei negozi di dischi ufficiale, evitate la pirateria, che non aiuta nessuno, non aiuta la musica in particolare, ma non aiuta chi lavora alla musica, e vale a dire le fabbriche che stampano i dischi, gli uffici stampa e le case discografiche dipendenti e quant'altro. Aiutiamo la musica, non solo la mia musica, però visto che sto parlando del mio disco, a Cattadaville compratevelo, ve l'ho detto anche in inglese precedentemente. Scherzo, comunque compratevi il disco, è così che gira il mondo, è divertente, cioè nel senso è un momento, è un viaggio meraviglioso.